Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi abbiamo ascoltato delle splendide letture. La prima ci ricorda, ecco, l'episodio dell'intercessione di Mosè a favore del suo popolo quando si pervertì attraverso il peccato di idolatria adorando il vitello d'oro, cioè adorare qualcuno che Dio non fosse. E il nesso tra questo episodio e lo splendido Vangelo che abbiamo ascoltato è questo, che stiamo da ieri, come vi accennavo, dentro il capitolo molto bello ma anche molto profondo, quinto, del Vangelo di San Giovanni, in cui Gesù fa il lungo discorso sulla sua divinità, quindi attesta, parla e mostra, e per quanto possibile, come ha fatto oggi, dimostra, sempre tra virgolette, la sua divinità, quindi polarizza l'attenzione degli ascoltatori verso chi si deve adorare, perché, capite, cioè, fa parte fondamentale della nostra fede divina e cattolica e sapere chi dobbiamo adorare, cioè che Dio è uno e trino, vi ricordate il catechismo, no? I due misteri principali della nostra fede: unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, unico salvatore dell'uomo. Queste sono le colonne portanti su cui si fonda la Chiesa cattolica, la fede cattolica. E se queste noi le sapete che non possiamo imporle a nessuno, perché la fede non si impone, però noi siamo certi che questa è la verità. Per cui chi vuole adorare il vero Dio così come dovrà essere adorato, deve abbracciare la fede divina e cattolica, certamente senza violenza alla coscienza, tramite l'annuncio, tramite la libertà, tutto quello che vogliamo, e nel rispetto chiaramente di chi a questo non ci è arrivato, ma questo è indubbiamente, ecco, perché fuori di questo si è fuori della verità, perché anche se non tutti ci credono che Gesù Cristo è figlio di Dio, noi ci crediamo e Gesù Cristo comunque lo è figlio di Dio, capite? Questo è come il problema dell'Eucaristia, no? Cioè, la fede è importante per avere accesso alla salvezza. Attenti, questa è una cosa non molto, perché su questo si gioca tutta quanta la differenza del cattolicesimo e del protestantesimo. Quindi la fede ti mette in contatto a te con la verità oggettiva, ma non fa diventare la verità tale, perché la verità precede la fede. Cioè, se tu ci credi o non ci credi che Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia, Gesù Cristo è presente lo stesso. Se non ci credi, sei tu che non benefici di questa cosa. Se qualcuno non ci crede che Dio è trino, non è che Dio diventa uno, d'accordo? Ma Dio resta trino, è soltanto che tu non hai accesso a questa verità. Il problema è che l'accesso a questa verità, che è quello che dipende da noi, è un accesso libero. Libero, a cui veniamo al Vangelo, fondato su cosa? Non fondato, sapete, che quando San Paolo e gli autori del Nuovo Testamento, San Pietro, scrivono, dicono: guardate che noi non siamo mica andati appresso alle favole, d'accordo? Perché a parte la conoscenza di Gesù e la testimonianza della sua risurrezione, poi dopo Pasqua avremo modo di immergerci in tutto questo splendido mondo, però ci sono anche dei dati oggettivi, d'accordo? Certamente che non dimostrano scientificamente che Gesù Cristo è Dio, però lo accreditano. Gesù, in questo Vangelo, se abbiamo ascoltato con attenzione, ne cita tre: la testimonianza dell'uomo, San Giovanni Battista. San Giovanni Battista è andato avanti a Gesù come precursore e lo ha indicato. Guardate che questo è una cosa, mi ricordo quando ce lo dissero in seminario, e vi ricordate quando chiamano San Giovanni Battista, lui dice: io non sono il Cristo, io non sono il Cristo, io non sono il Cristo, io non sono il Cristo. Stava sempre a dire: io non sono il Cristo, diceva, abbiamo capito. Ma sapete perché? Perché tutti pensavano che fosse lui il Messia, perché la sua straordinaria santità, la sua austerità, dice: eccolo, non può essere altri che lui, è troppo santo uno così, capite? Quindi se San Giovanni Battista, che tutti riconoscevano come un'autorità indiscussa, dice che io sono io l'agnello, cominciamo a aprire le orecchie. Dice: ma non basta San Giovanni Battista, poi c'è un'altra testimonianza, le opere che il Padre mi ha dato di fare. Nel contesto del Vangelo di San Giovanni, qui Gesù aveva già operato i primi due segni, i primi due dei sette segni: le nozze di Cana e quello che abbiamo sentito qualche giorno fa, la guarigione della figlia del funzionario. D'accordo? Quindi già c'era qualcosa, e ne avrebbe fatti molti altri, capite? Se io opero a voi, caccio i demoni col dito di Dio, è giunto a voi il regno di Dio, se io risuscito i morti, se io
do la luna, vista ai ciechi, la luce ai sordi, ricordate, cioè, chi è che fa queste cose se non chi ha Dio con sé? E poi c'è la terza che è quella, diciamo, più diretta alla polemica che Gesù sta facendo. Qui sta in polemica con le autorità religiose, che chiaramente lo contestavano. Le sacre scritture, dice, Mosè di me ha scritto, la parola dell'Antico Testamento parla di me. Quindi ce ne sono tre: l'uomo, il padre e le opere che gli ha dato di compiere, quindi le opere che compie, i miracoli, e la Bibbia, la Sacra Scrittura. È già qualcosa, insomma, no? Ci sono dei passi della Sacra Scrittura, li racconto sempre. Quando andai tanti anni fa, grande grazia, a studiare un po' di ebraico in Terra Santa, c'era un professore ebreo, madrelingua, che ci faceva lezione. E c'eravamo due preti e due seminaristi, vestiti da prete erano, quindi lo sapeva che c'erano, lui era ebreo. E quando parlava del servo di Yahweh, ne sentiremo la settimana santa, di Isaia, che gli ebrei ancora oggi non sanno identificarlo, chi sia, dice, i cattolici lo sanno loro, lo identificano in Gesù Cristo. Perché chi è che è stato flagellato, gli hanno strappato la barba, ha preso su di sé i nostri dolori, che capite? Quindi ci sono tanti passi dell'Antico Testamento che convergono verso Gesù, no? Ecco, quindi c'è una tragedia però, tragedia finale. Perché questi non ci credono? Perché prendete gloria gli uni dagli altri, non avete in voi l'amore di Dio e non credete a Mosè. Quindi, e queste erano persone che avrebbero dovuto percorrere una via, diciamo così, spirituale, integra, retta. È il famoso grosso problema della doppia vita che purtroppo si può avere anche quando si è vicino e a contatto con le cose sante e sacre. Questa cosa ci permette di concludere, ecco, quando un uomo, sia una persona che vive già da battezzato ma che ha perso la fede, sia una persona che non conosce Gesù ma è vice, quando il nostro cuore è sinceramente aperto verso di Lui, Lui ci prende e dolcemente, senza violentarci, quindi attraverso l'ausilio di tutti quanti questi segni, ci porta a Lui, a riconoscerlo come nostro Dio e come nostro Salvatore. Basta che nel nostro cuore non ci siano disposizioni ostacolanti come quelle che c'erano nei suoi avversari. Mia madre diceva, c'è chi cerca lavoro e prega a Dio di non trovarlo, insomma, quindi chi crede di voler cercare il Signore, ma in realtà con la doppia vita e con tante altre ipocrisie è ben lontano dalle sue vie. Questo chiaramente non permette, per il rispetto della nostra libertà, che la via del Signore intercetti la nostra e quindi possiamo beneficiare della salvezza. Ma questo è un problema nostro, perché quando un cuore è aperto, un cuore che si apre alla verità, la verità è una. Siccome Gesù Cristo è la verità, sicuramente, presto o tardi, ci arriverà. Questa è anche la nostra fede, questo è anche il fondamento della nostra speranza e della nostra preghiera. Siano lodati Gesù e Maria.